Ciao ragazzi, benvenuti in questa seconda parte dedicata a quel mondo delle cuffie e oggi parliamo, in questo giro parliamo appunto di cuffie aperte piuttosto che chiuse. Quale scegliere? Bella domanda. Come al solito non c'è quella giusta e quella sbagliata, ma in base al vostro uso, in base anche ai vostri gusti, alle vostre richieste, c'è quella giusta e quella sbagliata, essenzialmente. Se cercate una cuffia per la mobilità, per andare in giro, beh, la cuffia aperta è sicuramente da scartare. Perché? Perché la cuffia aperta è anche quella che meno isola sia l'ambiente da voi, quindi in metropolitana o comunque sul treno, onestamente parlando, rompete le scatole a chi vi è di fianco, ma è anche vero che se siete in metropolitana, in treno, la gente urla, o comunque passeggiate lungo la strada, passa il camion, la musica non l'ascoltate più, perché sentite tutti i rumori. Quindi appunto questo scarso isolamento in entrata e in uscita è sicuramente un elemento che mi fa dire no, non fa per voi quella aperta, per voi fa una chiusa. Poi dopo appunto ci sono situazioni tali per cui è richiesto invece un ottimo isolamento, come devo prendere delle cuffie in cui ascoltare e registrarmi, devo prendere delle cuffie che mi isolino comunque da casa mia, eccetera. Cuffie chiuse sono quelle invece che fanno per voi, perché? Perché appunto danno questa features. Queste caratteristiche portano ovviamente anche dei lati importanti dal punto di vista del suono. Non tanto quelle chiuse hanno più bassi, quelle aperte hanno meno bassi, perché non è vero. È proprio una delle più grandi panzane che si potrebbe dire, anche se è vero che tipicamente quelle chiuse un po' di bassi in più rispetto a un modello aperto ce l'hanno, ma non è una costante, ci sono delle cuffie chiuse estremamente lineari comunque. Detto questo, appunto è più il palcoscenico di una cuffia chiusa è più intimo, più intimistico, più piccolo, molto ancorato alla calotta della vostra testa, la calotta cranica. Le cuffie aperte hanno un palcoscenico un pelo più ampio della vostra calotta cranica, assolutamente non è come ascoltare con i diffusori acustici. Perché? Perché il fenomeno è estremamente differente. I diffusori acustici sono lontani da voi, sono due sorgenti totalmente avulse l'una dall'altra. Le cuffie, è vero che un driver tra virgolette non influenza l'altro, però delle microvibrazioni passano da una parte all'altra anche a causa della testa, banalmente parlando. Però è anche vero che l'orecchio destro sente solo la sorgente destra, mentre con i diffusori questo non avviene, perché l'orecchio destro riesce a ottenere informazioni importantissime anche dal diffusore sinistro. Infatti ci sono dei produttori che hanno creato il crossfeed a livello di amplificazione in modo tale da miscelare più o meno grandemente il segnale acustico destra-sinistra, però appunto diciamo che tipicamente il palcoscenico delle cuffie aperte è leggermente più ampio rispetto a quello di una cuffia chiusa. C'è anche da dire un altro elemento che è importante invece per i videogiocatori, perché
Se dal lato della direzionalità, quindi da che direzione arriva il suono, cuffia chiusa e cuffia aperta si equivalgono, la cuffia chiusa rappresenta il suono sempre come se fosse più vicino a noi ascoltatori. Quindi il nemico è a 20 metri, una cuffia chiusa lo rappresenta, diciamo, attorno ai 10, una metà. Mentre una cuffia aperta più o meno attorno ai 20, quindi più distante. La direzione è la stessa, cambia un po' l'idea d'aria, di quanta aria è presente tra noi e la sorgente virtuale del suono. Quindi per giocare meglio le aperte, per forza, no, dipende anche dal bisogno di isolamento. Quindi, anzi, tra l'altro una volta un ragazzo mi ha risposto: no, guarda, allora se la cuffia chiusa ha questa caratteristica la preferisco, per giocare preferisco usare una cuffia chiusa. Ed è stato contentissimo, quindi non è detto che il comune sentire sia il vostro sentire, ma il vostro sentire può avere delle caratteristiche particolari su cui sempre vi invito a riflettere. E quindi appunto cuffie chiuse, cuffie aperte, finita qui. Allora diciamo che se parlassimo di gamma bassa e media, sì. Ovvio che quando incominciamo a sbossare 400 e passa per una cuffia chiusa, le cose non stanno più tanto così, perché si equivalgono più o meno, ma appunto al di là della qualità sonora, che però non è questo l'argomento, anche la quantità di spazio che è presente tra noi e il nemico è molto più ampia rispetto, che ne so, se prendiamo che ne so, una cuffia da 500 euro chiusa e la confrontiamo a una cuffia da 150 euro sempre chiusa, quella da 150 euro ci riproduce il nemico a 10 metri, quella più costosa, diciamo, magari non 20-20, però quei 17 tutti. Quindi appunto diciamo che ovvio dipende, oltre all'uso, il budget, e soprattutto certi budget lasciamoli per dopo. Detto questo, vi saluto al prossimo video. Ciao ciao!